Ciao a tutti i nostri affezionati spettatori. Oggi abbiamo un messaggio speciale per voi. Prima di immergervi nel contenuto di questo video, vogliamo chiedervi un piccolo favore che avrà un grande impatto sul nostro canale. Siamo appassionati di creare contenuti che vi ispirino, divertano e informino. Ma per farlo, abbiamo bisogno del vostro supporto. Quindi, se non l'avete già fatto, vi preghiamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale. È un gesto semplice ma significativo che ci aiuterà a crescere e a continuare a produrre video di alta qualità per voi. L'iscrizione è totalmente gratuita e vi darà l'opportunità di rimanere sempre aggiornati sulle nostre ultime pubblicazioni. Inoltre, ci permetterà di raggiungere nuovi obiettivi e di portare il nostro contenuto a un pubblico ancora più vasto. Quindi, se trovate valore nei nostri video e volete sostenerci nella nostra missione di condividere conoscenza ed intrattenimento, vi invitiamo a cliccare sul pulsante Iscriviti e attivare la campanella delle notifiche per non perdere mai un nostro video. Grazie mille per il vostro sostegno continuo. Ora, senza ulteriori indugi, godetevi il video. C'era una volta un giovane monaco buddista di nome Siddhartha, che viveva in un monastero situato tra le verdi valli dell'Himalaya. Siddhartha era conosciuto in tutto il monastero per la sua gentilezza e la sua profonda compassione. La sua vita era dedicata alla meditazione e alla ricerca interiore, ma ciò che lo rendeva davvero speciale era la sua abilità di amare e perseverare di fronte a ogni difficoltà. Un giorno, mentre Siddhartha stava meditando nei giardini del monastero, un giovane monaco si avvicinò a lui, il volto segnato dalla preoccupazione. Il giovane monaco gli disse: «Siddhartha, ho problemi con la mia pratica spirituale. Mi sembra che ogni volta che cerco di meditare, la mia mente si riempia di pensieri distrattivi e non riesco a trovare la pace interiore. Cosa posso fare?» Siddhartha sorrise con gentilezza e disse: «Amore e pazienza vincono ogni resistenza, amico mio. Quando si ama veramente la pratica spirituale, si superano tutte le sfide. Ricorda di mantenere la calma e di perseverare». Il giovane monaco era confuso, ma decise di seguire il consiglio di Siddhartha. Cominciò a dedicare più tempo alla meditazione e a coltivare l'amore e la pazienza verso se stesso. Ogni volta che la sua mente si riempiva di pensieri, anziché arrabbiarsi con se stesso, li osservava con gentilezza e li lasciava andare come foglie portate via dalla corrente di un fiume. Le settimane si trasformarono in mesi, e il giovane monaco notò dei cambiamenti sorprendenti nella sua pratica spirituale. La sua mente era diventata più chiara, le sue meditazioni più profonde e il suo cuore pieno di amore per tutti gli esseri viventi. Era diventato un monaco rispettato all'interno del monastero, e la sua gioia interiore era palpabile. Un giorno, durante una riunione comunitaria nel monastero, un altro monaco chiese al giovane monaco come fosse riuscito a superare tutte le difficoltà nella sua pratica spirituale. Il giovane monaco sorrise e raccontò la storia di come Siddhartha gli avesse insegnato l'importanza dell'amore e della pazienza. Da quel giorno in poi, la frase di Siddhartha, «Amore e pazienza vincono ogni resistenza», divenne il mantra del monastero. I monaci cominciarono a praticare l'amore e la pazienza non solo nella loro ricerca spirituale, ma anche nelle loro interazioni quotidiane. Questo cambiamento portò una profonda armonia e serenità nel monastero, e tutti i monaci trovarono la pace interiore che avevano tanto desiderato. Siddhartha, il giovane monaco che aveva insegnato questa preziosa lezione, continuò la sua pratica spirituale con dedizione e amore. La sua gentilezza e la sua saggezza ispirarono molti altri monaci a seguire il suo esempio, e il monastero divenne un luogo di grande ispirazione per tutti coloro che cercavano la via della pace e dell'illuminazione. Il monastero prosperò, non solo come un luogo di ricerca spirituale, ma anche come un rifugio per coloro che cercavano consiglio e conforto. I monaci sotto la guida di Siddhartha si dedicavano non solo alla meditazione, ma anche al servizio verso gli altri, diffondendo amore e pazienza ovunque andassero. Siddhartha, nel corso degli anni, divenne un anziano saggio molto rispettato. La sua saggezza era ricercata non solo dai monaci, ma anche da coloro che vivevano nei villaggi circostanti.
La sua capacità di ascoltare con attenzione e di rispondere con parole di conforto e saggezza era famosa in tutta la regione. Un giorno, un viaggiatore giunse al monastero. Era un uomo anziano, con gli occhi stanchi e il cuore pesante. Aveva attraversato molte difficoltà nella sua vita e cercava risposte alle sue profonde domande interiori. Siddhartha lo accolse con un sorriso gentile e lo invitò a sedersi. Il viaggiatore raccontò la sua storia, i dolori che aveva subito, le perdite che aveva vissuto e la sua ricerca incerta di significato nella vita. Siddhartha ascoltò attentamente, senza interrompere, e poi disse: «Amore e pazienza vincono ogni resistenza, amico mio. Quando si ama veramente la vita, si superano tutte le sfide. Ricorda di mantenere la calma e di perseverare». Le parole di Siddhartha toccarono il cuore del viaggiatore. Aveva sentito molte parole di conforto nella sua vita, ma quelle di Siddhartha erano diverse. Erano parole pronunciate con un profondo amore e compassione, parole che sapevano di verità. Il viaggiatore decise di rimanere al monastero per un po' di tempo, per imparare dalle lezioni di Siddhartha e dai monaci del monastero. Con il passare dei mesi, le sue ferite interiori iniziarono a guarire e il suo cuore si aprì all'amore e alla pazienza. Scoprì che la vera pace non si trovava nell'evitare le sfide, ma nell'affrontarle con amore e pazienza. Un giorno, il viaggiatore si alzò all'alba e si diresse verso Siddhartha, che stava meditando nei giardini del monastero. Gli disse con gratitudine nel cuore: «Grazie, maestro, per avermi insegnato l'importanza dell'amore e della pazienza. Le tue parole hanno cambiato la mia vita». Siddhartha sorrise e disse: «Ricorda, la vera saggezza è condividere ciò che hai imparato con gli altri. L'amore e la pazienza sono doni che crescono quando li condividiamo con il mondo». Il viaggiatore trascorse il resto della sua vita viaggiando da un luogo all'altro, portando con sé le parole e l'insegnamento di Siddhartha. Ovunque andasse, diffondeva amore e pazienza, ispirando gli altri a superare le loro resistenze e a trovare la pace interiore. E così, il messaggio di Siddhartha, amore e pazienza vincono ogni resistenza, continuò a diffondersi, portando pace e illuminazione a coloro che erano pronti ad abbracciare queste virtù nella loro vita. Il monastero nell'Himalaya rimase un luogo di profonda saggezza e compassione, e la sua luce illuminò il mondo intero. E così giungiamo alla fine di questo video, speriamo davvero che vi sia piaciuto e che abbiate tratto ispirazione dalle storie che abbiamo condiviso. Prima di concludere, vorremmo chiedervi un piccolo favore, un gesto che ci aiuterà a continuare a crescere e a condividere contenuti che possano arricchire la vostra vita. Se avete trovato valore in questo video, vi preghiamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale. L'iscrizione è gratuita e ci darà la possibilità di portare avanti la nostra missione di condividere conoscenza e ispirazione con voi. Non dimenticate di lasciare un mi piace se avete apprezzato il video. Questo ci dirà che siete con noi, che ci sostenete e che apprezzate il nostro lavoro. E infine, condividete questo video con chiunque pensiate possa trarre beneficio da esso. La condivisione è un modo meraviglioso di diffondere la positività e l'ispirazione. Grazie di cuore per il vostro sostegno. Siete la linfa vitale del nostro canale e ciò che ci spinge a continuare a migliorare e a creare contenuti che possano toccare il vostro cuore e la vostra mente. Continuate a iscrivervi, mettere mi piace e condividere, e insieme costruiremo un mondo migliore, un video alla volta. A presto!